nata la sera del 14 agosto 2018, quando tutti noi abbiamo visto le immagini drammatiche del crollo del Ponte Morandi a Genova, che ha provocato 43 vittime innocenti. E mi sono chiesto: era evitabile quella strage? La risposta è stata subito sì. Sarebbe stata evitabile se i gestori della società Autostrade avessero dedicato qualche soldo in più per la manutenzione dell'infrastruttura. Quindi l'idea nasce dalla constatazione che l'egoismo, il cinismo di alcuni, chiamiamoli capitalisti, provoca disastri. E poi la riflessione è stata estesa anche a un tema molto più ampio, cioè perché le disuguaglianze economiche, non soltanto tra singole persone fisiche, ma anche tra popoli, continua a crescere. La forbice tra coloro che si arricchiscono sempre più e coloro che si impoveriscono continua a crescere, ad aumentare. Il punto di partenza è questo. Ritengo che la povertà non sia un fatto inevitabile, ma la conseguenza di iniqui sistemi economici, di iniqui sistemi fiscali, di leggi che favoriscono questa disuguaglianza, perché è moralmente inaccettabile che un migliaio di odierni ricchi e puloni posseggano oltre la metà delle ricchezze del pianeta. Innanzitutto leggi nel mercato del lavoro che favoriscono lo sfruttamento della manodopera. Secondo sistemi fiscali che mantengono inalterate le distanze tra classi sociali. E terzo è un fattore morale, cioè il fattore principale è proprio nell'egoismo di certe persone. Mi viene in mente la famosa parabola evangelica: è più facile che una gomena passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Ma poi la parabola che più attiene al tema è quella del ricco pulone. Infatti il titolo del libro vuole rilanciare l'attualità di quella parabola. Il libro non vuole mettere sotto accusa le classi sociali agiate solo in quanto tali, ma soltanto coloro che, avendo accumulato immensi patrimoni, restano indifferenti di fronte alle sofferenze di tantissimi poveri lazzari. È il cinismo, l'indifferenza che da mettere sotto accusa, non il fatto di possedere un patrimonio. La rete mondiale, avendo acquistato tutti i brevetti, quindi avendo monopolizzato il mercato in quel settore, hanno accumulato ricchezze notevolissime e quindi chiede di tassare i profitti derivanti dai colossi del web. Ma poi c'è un altro premio Nobel dell'economia, William Nordhaus, che ha proposto ai governi del mondo la cosiddetta carbon tax, cioè, in parole povere, chiede che i governi tassino quelle imprese inquinanti in misura proporzionale al tasso di inquinamento. Quindi più un'impresa produce danni ambientali, maggiore deve essere la pressione fiscale su tali imprese. Quando ero studente liceale a Molfetta, tra i docenti c'era uno che
poi scoprì successivamente, che era stato un gerarca del regime fascista. E io, 17enne, non riuscivo a capire perché mi aveva in antipatia, anzi mi espelleva dalla classe senza motivo. Dopo scoprimmo che era stato un avversario, un antagonista di Salvemini, e quindi da allora incominciai a capire che portare questo cognome significava affrontare, come dire, l'antipatia dei nostalgici della dittatura. Ma strada facendo ho rafforzato il mio impegno, perché la democrazia liberale va sostenuta sempre e comunque, anche a costo di 1000 sacrifici. Un ringraziamento a te, Francesco, e a Raito Libri, perché sei sempre molto attento a qualsiasi cosa che possa intercettare un discorso, allora, culturale allargato. Ritengo che questo libro, edito da Europa Edizioni del 2019, sia un lavoro, ecco, veramente importante, spettacolare nella capacità di ricostruzione culturale, storica, economica di tutto quell'ambiente che ha determinato poi questa grandissima concentrazione nel tempo tra le ricchezze dell'1% della popolazione e diciamo le condizioni disagiate del 99% della popolazione mondiale. Un libro molto importante perché attraversa una storia millenaria, e se il professore è sempre con la forza etica, morale che lo caratterizza, alla ricerca di quelle soluzioni possibili legate alla solidarietà, a quel movimento coscienziale che dovrebbe appunto trasformare molti epuloni facendoli avvicinare dalla parte dei Lazzari. È evidente che la concentrazione di ricchezza oggi si iscrive nell'ambito di un capitalismo che ormai è diventato selvaggio e che pone a fondamento di tutta la sua logica il principio dell'utilità. È un capitalismo che è diventato ormai ragione mondo e che ha trasformato la società in un piano liscio dove sembra che viga soltanto la legge del mercato, senza solidarietà, senza welfare state, senza il controllo della politica sull'economia, qui con tutta una serie di fattori che fondamentalmente stanno disumanizzando allora l'uomo e l'ambiente in cui l'uomo va ad operare. Il professore cerca di recuperare un momento etico e si rivolge veramente accuratamente ai grandi capitalisti del pianeta, cercando di far comprendere come un atteggiamento di apertura, di solidarietà verso le classi nazional popolare sia veramente la via d'uscita per uscire da questo impasse e per trasformare la democrazia formale, che pure v'è, come un insieme di regole procedurali che vengono rispettate, in democrazia sostanziale, una democrazia dei diritti, una democrazia che possa consentire alle masse nazional popolari, al ceto medio ormai precarizzato dal mondialismo, un lavoro, una stabilità familiare, una stabilità etica. Io ritengo che sia un libro da leggere, perché è veramente, a parte il contenuto, come dire, tecnico, politico, economico, una bella storia di umanità che si rivolge appunto ai grandi ricchi del pianeta perché si possa recuperare quell'equilibrio che solo può garantire poi, come dire, l'armonia della comunità e del corpo sociale.